Partendo dal visual della campagna abbonamenti per la stagione 24-25, diciamo che ci siamo liberamente ispirati all'album Abbey Road del 69 dei Beatles. Ovviamente quella che vedete non è Abbey Road, ma è Corso Piave. Al centro ci sono i nostri tifosi. Abbiamo messo quattro generazioni diverse di tifosi protagonisti appunto di questa campagna perché crediamo fortemente che questo sia uno dei valori più importanti di questo club, il fatto che SPAL è un valore, rappresenta dei valori che vengono trasmessi di generazione in generazione e che fin da bambini in questa città si vive con il culto e l'amore per questi colori. Quindi ci piaceva sottolineare in maniera abbastanza evidente questo aspetto. Importante l'apporto, diciamo, dell'amministrazione, a fianco della società, a fianco della tifoseria, della città, per cercare di tenere quanto più in alto possibile i nostri colori. L'amministrazione, come ha sempre fatto, sosterrà le iniziative, diciamo, della società, come, diciamo, di solito avviene in queste circostanze. Abbiamo dato risalto, diciamo, alla campagna abbonamenti e ho puntato, diciamo, l'accento sull'inclusività che la società dà, in quanto ci sono delle riduzioni importanti, addirittura a volte azzerando il costo del biglietto per disabili, per under 65, per giovani, per universitari. E credo che questa inclusività sia importantissima, soprattutto quando si parla di sport. La società deve essere considerata di tutta la città e stare tutti insieme, ognuno nel suo ruolo ovviamente, chi fa il tifoso, chi fa il giocatore deve fare il giocatore, al massimo dell'impegno, credo che tutti insieme, se si spinge per ottenere quell'obiettivo, che credo sia l'obiettivo di tutti, facendolo insieme credo sia più semplice da raggiungere. Per noi è una grande soddisfazione essere a Ferrara, collaborare con la SPAL, è la storia della città, è la storia della squadra, un qualcosa che ci riempie di orgoglio e siamo pronti per lavorare insieme in squadra per portare una ventata di nuova tecnologia alla società di calcio e al pubblico della SPAL. Quest'anno abbiamo deciso di confermare i prezzi della passata stagione, aggiungendo un'ulteriore fase di vendita che durerà una sola settimana e che darà la possibilità agli abbonati della scorsa stagione di abbonarsi con una tariffa ancora leggermente ridotta a quello che sarà il prezzo di prelazione a loro riservato. Una delle nostre nuove tecnologie è quella di avere il 360 fotografico dello stadio, quindi la possibilità di vedere dal posto lo spettacolo del calcio e vederlo al momento dell'acquisto, quindi capire dove il tifoso va a vedere la partita e come vedrà la partita. E questo è un'attività che faremo a brevissimo e che sarà attiva, speriamo, all'inizio del campionato. E iniziamo mercoledì prossimo, il 10 luglio alle ore 10. La modalità di sottoscrizione saranno sia online che presso il nostro SPAL Point al centro commerciale Le Mula. La fase invece di vendita libera inizierà il 6 agosto. Inoltre stiamo e proveremo a spostare tutto il più possibile sul web e sul digitale, avere il biglietto anche sullo smartphone, questo ci permetterà di eliminare il più possibile la carta. Ticket One tiene molto a questo, anche dai punti vendita sarà possibile acquistare in digitale sia attraverso il biglietto tradizionale, ma soprattutto attraverso le tessere digitali. Quindi inviterei tutti a cercare di munirsi di card e magari di telefonino, in modo che po si possa avere il wallet dell'abbonamento o del biglietto direttamente sullo smartphone. Siamo convinti che la società di calcio di una città esprima anche i valori, esprima il modo di vivere, esprima il modo di pensare di una città intera. Quindi è giusto che SPAL si apra alla città ed essere nella casa comunale, che comunque rappresenta
tutta la città è stato per noi un gesto molto importante.